Buongiorno, siamo più che puntuali, ma abbiamo iniziato l'incontro con il Presidente della Repubblica con un quarto d'ora d'anticipo. Rappresentiamo due partiti che si sono presentati con due simboli diversi all'elezione del 4 marzo, però rappresentiamo qui con Emma Bonino una posizione assolutamente condivisa e unitaria. La presenterà Emma tra poco. Io sottolineo intanto due punti. Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di accelerare sulla possibilità di far sì che venga presentata da parte di chi ha vinto le elezioni una proposta concreta uscendo dalle schermaglie giornalistiche. Non ha senso aspettare le elezioni del Molise o del Friuli o le elezioni comunali, come talvolta si paventa. La crisi siriana, e non solo, ci obbliga a fare più in fretta e a dare un governo rapidamente alla nostra Repubblica. La seconda considerazione, quindi, è che venga presentata il più rapidamente possibile, immagino da chi ha vinto le elezioni, quindi dai tre partiti del centrodestra che si sono presentati unitariamente, una concreta ipotesi di lavoro che non sia soltanto programmatica, ma che si leghi ad una maggioranza parlamentare da presentare agli italiani. Emma. Grazie. Nel confermare la fiducia all'operato del Presidente della Repubblica, come più Europa, noi riteniamo che chi ha avuto più voti e si è autoproclamato anche vincitore ha il diritto e persino, diciamo, la responsabilità e il dovere provare a costruire una maggioranza parlamentare di governo, poi vedremo con quali risultati. Nel merito abbiamo sottolineato tre punti. Il primo è la tenuta, il controllo dei conti pubblici, quindi del debito, della spesa, comprese le pensioni, pensando soprattutto ai giovani e alle generazioni future, cui non dobbiamo lasciare da pagare i debiti che facciamo noi. Il secondo punto è la questione europea. Penso che l'Italia debba essere protagonista insieme con Germania e Francia della difficile discussione sul futuro dell'Europa e smettere di usare l'Europa come capro espiatorio di tutte le difficoltà che invece sono interne e che lamentarci senza assumere responsabilità non ci porta da nessuna parte. In particolare pensando al vertice di giugno che è preparato in questi giorni, non è che si arriva all'ultimo minuto, e che discuterà di tre punti fondamentali: il regolamento di Dublino, le prospettive finanziarie con l'uscita e il buco lasciato da Brexit tra le altre cose e la definizione dell'unione bancaria. Nell'immediato poi abbiamo appunto accennato alla questione siriana e noi riteniamo che l'Italia debba rimanere nel quadro delle alleanze euroatlantiche e in quella sede partecipare senza ondeggiamenti pericolosi alla discussione e alle decisioni su se, quando, come intervenire per fermare il massacro dei siriani. Magari utilizzando gli strumenti del diritto e del diritto internazionale, ivi compreso la Corte Penale Internazionale che è stata istituita proprio per i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, in una scelta di campo euroatlantico. Da Sala TG1, la scorsa settimana qui nelle prime consultazioni avete utilizzato tutte e due una parola: noi restiamo all'opposizione, siamo all'opposizione. Questa volta mi sembra, pur dicendo che gli altri hanno l'onore e l'onere di provare a fare un governo, questa parola non l'avete pronunciata. Vuol dire che ci sono degli spiragli nel caso in cui ci fosse un accordo chiaro
con delle cose soddisfacenti? No, no, credo sia un'interpretazione semplicemente errata, basandosi peraltro... Se vuole aggiungiamo ora. Se vuole, no, no, sono qui, è noto. Peraltro sul programma elettorale e sulle dichiarazioni che abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, quando parlo di tenuta dei conti pubblici, per esempio, non mi pare ci siano margini per il momento, a meno che alcune forze politiche, diciamo, cambino posizione, ma per ora non ho visto questo. È esattamente così. La consideravamo, chi vi parla, e anche la senatrice Bonino, come una cosa da non ricordare, perché la consideravamo fatta. Ci accompagni fuori? Se vieni con noi, così lo vedi. Okay. Grazie. Grazie mille. Grazie. Da dove?